Era la mezzanotte del 26 febbraio del 1806. Non avevo ancora 4 anni.
Quella sera dovevo dormire nella casa di un mio zio, a fianco alla nostra. Ero lì perché mio padre, il generale Alexandre Dumas, era gravemente ammalato e poteva morire da un momento all'altro. Mia madre aveva deciso di non farmi restare a casa in quelle tristi ore. Quando l'orologio batté l'ora della mezzanotte, insieme ai rintocchi, fui svegliato anche da forti colpi bussati alla porta. Al mattino dopo, quando mio zio mi venne a svegliare, con voce sommessa mi disse che mio padre era morto durante la notte. «Il mio papà è morto», dissi. «E che cosa significa?» «Significa che non lo rivedrai più». «Cosa vuol dire che non lo rivedrò più? Perché non dovrei rivederlo?» «Perché Dio se lo è preso». «Per sempre?» «Per sempre». «E tu dici che non lo rivedrò mai più, mai più?» «Mai più». «E Dio dove abita?» «In cielo». Volevo capire meglio cosa fosse accaduto. Sentivo che nella mia vita era successo qualcosa di grave. Poi, approfittando del primo momento di distrazione degli altri, scappai dalla casa dello zio e corsi da mia madre. Le porte erano tutte aperte. Entrai di soppiatto, senza farmi vedere. Andai nella stanza dove si tenevano le armi. Riuscii a prendere una delle pistole di mio padre, quella che tante volte aveva promesso di regalarmi una volta diventato grande. Reggendo la pistola con le mani, uscii dalla stanza. Incontrai mia madre. Aveva il viso rigato di lacrime. «Dove stai andando?» mi chiese, sorpresa di vedermi lì con una pistola. «Vado in cielo», risposi. «Cosa significa che vai in cielo? Lasciami passare». «Cosa vuoi fare in cielo, bambino mio?» «Vado a uccidere Dio che si è preso papà». Mia madre mi strinse forte tra le braccia. Avevo 4 anni. Quegli avvenimenti avevano avuto per me un'importanza estrema, da incidersi in maniera indelebile nella mia mente. Alexandre Dumas aveva da poco compiuto 45 anni quando scrisse queste righe sulle pagine delle sue mémoires per raccontare la storia di suo padre, il generale Thomas Alexandre Dumas, un nero venuto dalle colonie d'oltremare, sopravvissuto alla rivoluzione francese e che arrivò ad avere 50.000 uomini al suo comando e a dare del tu a Napoleone. È una storia di libertà e schiavitù, di umanità e vessazioni. Nella metà del XVIII secolo lo zucchero era considerata una sostanza estremamente salutare e curativa, il farmaco delle meraviglie. E i medici di allora prescrivevano pillole di zucchero per ogni cosa. Per questo le piantagioni di canna da zucchero erano diventate fonti di grandi ricchezze. La colonia francese di Saint-Domingue, posseduta per gran parte dalle ricche famiglie e i ricchi borghesi della madrepatria, era la più grande produttrice di canna da zucchero, ma una piantagione richiedeva migliaia di schiavi e poi uomini di fiducia, factotum, supervisori, ma soprattutto guardie private che venivano reclutate in modo speciale dai militari fuoriusciti dall'esercito che lì nelle colonie cercavano una strada per il loro futuro. Ed è quello che accadde nel 1738 ai due fratelli, Antoine e Charles David de la Pailleterie. Terminata la guerra tra Francia e Polonia, i due, abbandonato l'esercito, scelsero anche loro
la strada della colonia di Saint-Domingue. Ma il più giovane dei due, Charles, inserendosi da subito negli ambienti giusti, diventò rapidamente un importante piantatore. Anche, e la storia è sempre la stessa, per un forte matrimonio di interesse con Maria Netufé, che gli portò in dote metà del possesso della più grande piantagione di canna da zucchero speciale dell'intera colonia. La piantagione di Charles prosperava sempre di più, fino a farlo diventare uno dei più ricchi aristocratici di Saint-Domingue. Antoine, invece, era fatto di tutt'altra stoffa. Preferiva tenersi lontano da ogni tipo di lavoro. Viveva ormai alle spalle del fratello minore ed era dedito ad una vita di divertimenti e dissipatezze. Si era creato un harem di schiave nere che lo tenevano in pugno, godendo dei suoi privilegi. A Saint-Domingue era una cosa normale per un bianco avere come amante qualche schiava. Fino a quando Charles, stufo del comportamento del fratello, che in quei 10 anni aveva trattato la piantagione come se fosse una tenuta privata, ferito nei sentimenti ma anche negli interessi economici, affrontò il fratello a muso duro. Antoine, da parte sua, gridò in faccia al fratello tutto il disprezzo e il rancore che provava nei suoi confronti per quanto e per come fosse diventato ricco e fortunato. I due fratelli della paglietterie litigarono violentemente. Charles, nella sua piantagione, era il padrone assoluto. Fece frustare il fratello, riservandogli lo stesso trattamento che usava per tenere a bada gli schiavi. «Se vuoi avere rapporti così intensi con le schiave nere, tanto da sembrare uno di loro, allora subirai lo stesso trattamento da schiavo. Sono stufo di te, stanco della tua presenza. Metti a rischio il primo principio della subordinazione, il rispetto del subordinato. Stai infangando l'onore e il nome del nostro marchese padre. Hai superato ogni limite. La tua cupidigia ormai ti acceca. Frustami pure! Anche se avrei 1000 motivi per denunciarti e rivendicare la mia parte di eredità che con 1000 sotterfugi mi hai sottratto. Ma non lo farò. Sarà la mia elemosina alla tua anima pezzente. Sei tu, con la tua meschinità, che infanghi e disonori il nostro nome e la storia del nostro marchesato. Sei fuori da tutto ormai. Sei tu l'infamia della nostra famiglia. Sei l'infausta vergogna del nostro nome. Tu sei un maledetto. Quella notte Antoine lasciò la piantagione per sempre. Portò via con sé 3 schiavi, Rodrigue, Cupidon e Catina, la sua ultima amante. Passarono i mesi, passarono gli anni e di Antoine non si seppe più nulla. Circolavano però le ipotesi più strane, che ormai vivesse all'estero, che avesse sposato una ricca donna della Martinica o che addirittura fosse morto. Ma Antoine non era affatto espatriato o addirittura morto. Forse io ero l'unica a sapere la verità su Antoine de Lille. Aveva cambiato nome per non farsi rintracciare. Lo avevo incrociato nella mia vita a Jérémy, un paese dell'altopiano di Saint-Domingue. Era diventato un piantatore di caffè. Mi aveva comprata come schiava in una delle tante fiere. Ero giovane, bella, forte. Capì il perché del suo interesse nei miei confronti quando Antoine mi portò a casa. Mi condussero nella sua dimora, dopo essere stata ben lavata e profumata. Nell'entrare, vidi un'altra donna di colore che, uscita da una stanza, camminava mestamente, scavando il pavimento con lo sguardo. Giuntami di fianco, alzò la testa. Non era molto giovane, aveva il viso rigato di lacrime. Guardandomi intensamente, abbozzò quasi un sorriso e passandomi una mano sul viso mi disse in un sussurro: «Ora capisco, sei così giovane e bella, ora capisco». E continuò a scivolare lungo il corridoio.
Venni poi a sapere che si trattava di Katina, la schiava nera che Antoine aveva portato con sé quando era fuggito dalla piantagione del fratello. Ma Katina era ormai vecchia per lui. Aveva posto fine a quella relazione. Molte schiave, pur di sfuggire alla loro tristissima sorte, cedevano il loro corpo e i loro sentimenti a un colono. Se accettate, erano in parte garantite, spesso liberate, e con loro anche i figli di quell'unione mista. Altre volte, però, venivano rinnegate per poterle sfruttare ancora una volta come schiave. È quello che è accaduto a me, Marie-Cézette Dumas, la donna della masseria. Moltissimi dei suoi anni da fuggiasco, Antoine li aveva vissuti sempre con me, solo con me. In tutti quegli anni nacquero 4 figli bellissimi, tutti mulatti. 3 femmine e l'ultimo, un maschio. Me lo ricordo bene quel momento della nascita. Era il 25 marzo 1762. Ah, Antoine sembrava impazzito quel giorno. Un figlio maschio, un figlio maschio, lo chiameremo Thomas Alexandre, disse senza staccargli gli occhi di dosso. Quello fu l'ultimo momento felice della nostra unione. Nei mesi seguenti le cose andarono in rovina, gli affari precipitarono. Lui spariva per lunghi periodi per poi riapparire all'improvviso e poi sparire ancora. E intanto passavano i mesi, gli anni, ed era sempre più dura andare avanti con 4 figli, in condizioni sempre più misere, isolati da tutti. Ero pur sempre un'ex schiava nera, con i suoi 4 figli mulatti. Fino a quando, un giorno, fummo prelevati dal factotum di Messier Raymond, uno fra i più ricchi coloni delle piantagioni di Jérémy. Era lui il nuovo padrone della piantagione, e non solo di quella. Antoine ci aveva venduto come schiavi. Aveva deciso di ritornare in Francia, ma gli servivano i soldi. Solo per il suo figlio maschio, Thomas Alexandre, aveva pattuito la possibilità di riscattarlo. Cosa che fece 3 anni dopo. Antoine tornò a Saint-Domingue, riscattò il figlio e partì da Port-au-Prince col figlio maschio Thomas Alexandre, prua puntata verso Le Havre. Avrei voluto tanto riabbracciare mio figlio Alexandre per l'ultima volta. Non l'avevo più rivisto da quando ci avevano portati via da Jérémy, ma saperlo vivo e in Francia, immaginarlo, lui, bello, statuario, con la sua pelle scura, fra i bianchi imparruccati, nobili, aristocratici. Lui, mio figlio, il figlio di un colone bianco e di una schiava nera, il figlio di Marie-Cézette Dumas. Buona vita, cuore mio. Avevo solo 14 anni. Il viaggio in nave durò moltissimi giorni. Viaggiavo sotto un altro nome. Ero lo schiavo Alexandre, di proprietà di un certo tenente Jacques Roussel. Era stato uno stratagemma adottato da mio padre che, non avendo ancora acquisito il titolo di marchese, non poteva introdurre schiavi in Francia. Approdammo nel molo del porto di Le Havre il 30 agosto del 1776 e andammo a vivere al Bielville, nel desolato castello di famiglia che mio padre aveva riscattato. La maggior parte del mio tempo la passavo in una delle tante stanze, in compagnia di un maestro per le lezioni di letteratura, di buone maniere, di canto, di danza, di scherma. Mio padre mi stava istruendo per entrare nella vita di corte. Da lì a poco sarei diventato il conte Thomas Alexandre de Vie de la Pailleterie. E il giorno arrivò 2 anni dopo, nel 1778. Riacquisito il titolo di marchese, mi iscrisse presso la Reale Accademia di Scherma e di Equitazione. Feci così il mio ingresso sfavillante nella vita di corte. Ero per davvero il conte Thomas Alexandre de Vie de la Pailleterie. Ma per un giovane mulatto la vita a Parigi non era facile, per molti, ma non per me. E non tanto per la cospicua rendita che mio padre mi passava, ma come uomo non dispiacevo e in determinati ambienti, per le mie caratteristiche fisiche, ero piuttosto ricercato. Feste, teatro, belle donne, belle maniere, equitazione, scherma.
Proprio nella Reale Accademia di Scherma incontrai per la prima volta il Cavaliere di Saint George, il più grande spadaccino al mondo, anche lui mulatto. Fu lui il mio grande maestro, il mio mentore. Un giorno mi disse: Alexandre, devi lavorare duro, devi impegnarti più degli altri, molto di più se vuoi primeggiare, devi superare il tuo limite, andare oltre. Io non capivo. Dopo un po' di tempo anch'io diventai un'eccellenza nel mondo della scherma e con l'uso della sciabola il numero uno. Ma non tutto era così facile. Sì, io ero un conte, frequentavo la buona società, ero uno dei migliori spadaccini e non solo di Francia, ma ero un mulatto. Allora capii quello che aveva voluto dirmi il Cavaliere di Saint George. Era il colore della mia pelle, il mio limite. Ancora una volta dovevo farci i conti. E andai oltre. Pensai alla mia infanzia, a Geremì, al mio passato, a quella situazione nella schiavitù, alle lotte che venivano represse dai gendarmi a cavallo, con le loro belle uniformi bianche, i drappi dorati. Quante volte ho sognato di essere come uno di loro. Molti erano mulatti come me, erano i dragoni della regina. Mio padre accolse malissimo la mia scelta di abbandonare la vita di corte. Mi andai a trasferire in un appartamento vicino alle Tuileries, ma mio padre tolse la mia rendita mensile e senza soldi era difficile vivere a Parigi e quindi dovevo trovare il modo per sostenermi. Decisi di arruolarmi nello squadrone dei dragoni della regina. Sì, perché così avrei anche realizzato il mio sogno. Chiesi udienza a mio padre. Allora, cosa c'è di così importante da comunicarmi? Ho preso una decisione. Quale decisione? Voglio arruolarmi. Bene, arruolarti come? Come soldato semplice. E dove pensi di farlo? Nello squadrone dei dragoni della regina. Splendido! Ma poiché mi chiamo Marchese della Paglietterie e sono colonnello e commissario generale d'artiglieria, non permetterò mai che il mio nome venga trascinato nel fango dei più infimi ranghi dell'esercito. Vi opponete quindi al mio arruolamento? No. Ma se vuoi, dovrai arruolarti sotto un altro nome. Un nom de guerre. Mi sembra giusto. Mi arruolerò con il nome di Dumas. Dumas? Benissimo, benissimo. Il 2 giugno del 1786 andai a firmare il mio ruolino di arruolamento nel 6° reggimento dei dragoni della regina ed ero contento finalmente di poter firmare con il mio nuovo nome, Alexandre Dumas, e aggiunsi figlio di Antoine e Cesette Dumas. Mi riappacificavo con il mio passato, con mia madre, con il colore della mia pelle. Era un omaggio a mia madre schiava, ovunque fosse. Mi gettai a capofitto nella mia nuova vita di soldato a cavallo e la mia carriera andò militare, cominciava a procedere, da caporale ero diventato sergente, poi mi arruolai nella Legion Noire, un plotone di solo soldati mulatti, al cui comando vi era il Cavaliere di Saint George, il mio antico maestro di scherma. Mi volle al suo fianco con il grado di tenente colonnello. In una delle rare licenze andai a Vieux-Cotterêts e ormai ero diventato il tenente colonnello Alexandre Dumas e chiesi in mano la mano della figlia Marie-Louise che voleva diventare mia moglie. Monsieur Dumas, io, Claude Labouret, comandante della Guardia Nazionale, vi concedo la mano di mia figlia Marie-Louise, ma potrete sposarla solo il giorno in cui vi presenterete qui, davanti a me, con il grado di sergente. Sarà fatto! La rivoluzione travolse tutto come un'onda al grido di «Liberté, égalité, fraternité!»
Erano i miei ideali, ai quali rimasi sempre fedele, anche quando cessarono di essere popolari. Combattevo con la mia arma in pugno, ma piuttosto ero pronto a spezzarla, piuttosto che assumere il ruolo di carnefice. E andai avanti, avanti, perché poi la mia carriera si trasformò. E quindi non ero più carnefice, perché la Legion Noire fu sciolta. E io pensavo che anche la mia carriera da militare si interruppe, ma invece, per la mia fama di leale combattente al servizio della rivoluzione, fui promosso a generale di brigata dell'Armata del Nord. In poco più di un anno e mezzo passai dal semplice grado di caporale ad uno dei gradi più alti dell'esercito. Ma quella non fu solo l'unica notizia, ne ebbi una ancora più grande. Ero diventato padre. Era nata la mia prima figlia, Alexandrina May, e corsi a Via Cotrè da mia figlia e da Marie Louise per vivere insieme queste gioie della famiglia. Ma dopo solo 4 giorni fui chiamato a prendere il comando dell'Armata dei Pirenei. Era cominciata una nuova ascesa per me, ma è giusto il tempo di arrivare sui monti franco-imberici che mi arrivò l'ordine di assumere il comando dell'Armata delle Alpi. Uno scontro fra titani, affrontare gli austriaci, gli italiani, guerreggiare a oltre 2000 metri, era una grandissima responsabilità per me, per la mia nazione. Vogliamo la conquista del Monte Cenisio e voi risponderete con la vostra testa dei vostri fallimenti. E glielo conquistai, il Monte Cenisio. Ormai ero diventato un eroe della rivoluzione. Però tutto questo mi portava sempre più spesso a stare lontano da casa, impegnato in battaglie e in campagne militari. Tant'è vero che non riuscii a essere presente a casa alla nascita della mia seconda figlia, Maria Alexandrina. Nel frattempo, disordini sociali si susseguirono, venivano represse con violenza. E si distinse per la sua determinazione un giovane ufficiale di talento, Napoleone Bonaparte, al quale per i suoi servigi resi al comitato fu affidata l'Armata d'Italia. Io lo affiancai a Milano e io studiai le sue tattiche e capii subito che lui non era un militare, era un tiranno. Lui combatteva per comandarlo il mondo, non per liberarlo. Io gli contestai spesso i suoi metodi cruenti contro i cittadini nelle zone occupate. Lo detestavo. Lui mi apostrofava Monsieur de l'Humanité, avrebbe voluto arrestarmi, isolarmi, ma aveva bisogno di me, del mio coraggio, delle mie tattiche di combattimento, e mi sopportava in modo apparente. E difatti, appena si concluse la campagna d'Italia, fui declassato e sostituito per altri compiti. Io ne approfittai per tornare a casa, a Via Cotrè, per stare con la mia famiglia, ma la mia seconda figlia, che non avevo ancora mai visto, Marie Louise, era morta dopo solo 18 mesi. E io mi precipitai verso nuove avventure, verso nuove situazioni. Ma dopo poco tempo fui chiamato su ordine del ministro della guerra per una missione segreta a Tolone. Arrivai nel porto di Tolone e trovai un grandissimo caos. Decine e decine di migliaia di soldati, equipaggiamento, armi, marinai, cavalli. Era una grandissima spedizione, tutta sotto il comando di Napoleone Bonaparte. Ma non c'erano solo armi e uomini, ma anche archeologi, ingegneri, scrittori, centinaia di savant, saggi, con tutte le loro armature. E io feci amicizia con uno di loro, un geologo, Deodato Dolomier. Finalmente partimmo e da bordo della Oriente, la nave ammiraglia, Napoleone comunicò l'esito della nostra spedizione, l'Egitto. Ci fermammo, facemmo la sosta a Malta, perché aveva accolto diplomaticamente la nostra richiesta di approvvigionamento. Ma quella sosta si tramutò in un saccheggio della città, in una devastazione di cui pagò le conseguenze in quanto mediatore il Dolomier. Io vivevo ormai quel viaggio come una deportazione. Arrivamo finalmente sulle coste egiziane, era il 2 luglio, nei pressi di Alessandria. Marciammo al fianco di Napoleone, squilli di trombe, rullo di tamburi, e arrivammo ad Alessandria. Dopo un giorno la conquistammo e dopo ci avviammo nel deserto, verso il Cairo. Il caldo era opprimente,
Sotto il peso degli uniformi, dell'equipaggiamento, l'acqua incominciava a scarseggiare. I beduini apparivano, rapinavano, uccidevano e sparivano. Anche i viveri cominciavano a scarseggiare e i villaggi, man mano conquistati, venivano saccheggiati sempre con maggiore violenza. Il mio onore era sempre più nero, ma io cosa ci facevo lì? Era tutto il contrario di quello che avevo sempre pensato, di quello che, per cui avrei dato la vita. Non volevo essere più complice di quella violenza. Feci presente spesso a Napoleone che non accettavo i suoi metodi così violenti. Un giorno lui improvvisamente fece irruzione nel mio alloggio e con tono perentorio mi accusò. Avete predicato sedizione. Badate, Dumas, se facessi sino in fondo il mio dovere, nessuno mi salverebbe dalla fucilazione entro 2 ore. Badate, Dumas! E uscì dalla mia stanza. E ormai il legame con gli ideali repubblicani alla nazione e l'esercito non erano più propri del comandante in capo. Per lui una sola lealtà aveva ormai valore nella sua logica imperiale, la lealtà nei suoi confronti. E dopo qualche giorno fui io a chiedere udienza al generale. Entrai nel suo alloggio e chiusi la porta. Prima che voi possiate parlare, generale, devo nuovamente ricordarvi che vi siete condotto male verso di me e col vostro atteggiamento state demoralizzando la truppa, se non l'intera armata. So tutto di cosa è successo in queste settimane e voi sapete che posso far fucilare un generale, così come l'ultimo dei tamburini. Forse, generale, ma penso che ci siano uomini che non fareste fucilare senza prima pensarci 2 volte. Non si intralciano i miei piani, generale Dumas! State a sentire, generale. Sì, è vero, ho detto che sarei andato in capo al mondo per difendere l'onore e la gloria del mio paese, ma che se si fosse trattato solo di un vostro capriccio, mi sarei fermato dopo il primo passo. Così, generale, voi dividete la vostra mente in due. Da una parte mettete la Francia e dall'altra la mia persona. Io credo che gli interessi della Francia debbano venire prima di quelli di un uomo, per quanto grande sia quell'uomo. E sicché la fortuna di una nazione non debba sottostare a quella di un singolo uomo. Sicché avete in mente di separarvi da me? È possibile. Io non concordo con i dittatori, né con i Silla, né con i Cesare. E quindi chiedete? Di poter rientrare in Francia alla prima occasione che si presenterà. Vi prometto, generale, che non mi opporrò alla vostra partenza. Grazie, generale. È l'unico favore che vi chiedo. È cieco che ne crede nelle mie fortune. Portate da qualche altra parte il delirio del vostro repubblicanesimo, le sue effimere visioni. Messier dell'umanité, messier dell'umanité.
erano i primi giorni del mese di marzo del 1799 ed ero lì sulla banchina del porto di Alessandria accanto alla mia nave, la Belle Maltese, quando vidi avvicinarsi due ufficiali francesi, il generale Dumas e il generale Masquieu. Erano in cerca di una nave civile per poter raggiungere la Francia. Dato il blocco degli inglesi, non vi erano navi militari in partenza. Ebbero da ridire sulle condizioni della mia nave. Il generale Dumas però si propose di pagare la riparazione dei guasti. Mi consegnò 100 luigi e feci i piccoli rattoppi, la misi su alla meglio e tenni il resto per me. Il 15 di marzo del 1799 la Belle Maltese era pronta per partire e quella mattina il generale Dumas e il generale Masquieu, insieme ad altri prigionieri genovesi, francesi, alcuni ufficiali napoletani e una quarantina di militari francesi feriti, si imbarcarono sulla Belle Maltese. Il generale Dumas fece caricare anche una grossa quantità di caffè, oltre a 11 cavalli arabi e tanti bauli pieni di oggetti preziosi, ma finalmente, la sera del 15 marzo, la Belle Maltese, con un carico di 120 passeggeri, prua puntata verso la Francia, salpò. Tutti avevano un solo pensiero, arrivare quanto prima in Francia. E per diverse ore un buon vento di forza giusta rigonfiava le vele, facendo filare la nave, e avanzavamo velocissimamente. Ma poi il mare cominciò ad agitarsi. Ad agitarsi sempre di più. Si pose contro di noi anche il vento. Il vento cominciò a soffiare sempre più forte, e era una tempesta. E allora che vedemmo che la nave cominciava ad imbarcare acqua. Mollammo altre vele, ma più la nave filava e più acqua imbarcava. E allora decidemmo di alleggerirla. Gettammo in mare tutti i cannoni, 10 degli 11 cavalli, tutto il caffè, i bauli in eccesso dei passeggeri. Ma la linea di galleggiamento si abbassava sempre più, e il vento soffiava sempre più forte. Temevamo il naufragio, ma per fortuna uscimmo incolumi da quella tempesta, ma ormai viaggiavamo in condizioni pessime. La navigazione era terribile e più i giorni passavano e più la linea di galleggiamento si abbassava, e ora era sotto l'acqua, sotto. Potevamo naufragare da un momento all'altro, e fu allora che, grazie anche all'aiuto dei miei marinai, riuscimmo a convincere tutti i passeggeri che la cosa più giusta da fare, e in fretta anche, era raggiungere il porto più vicino. Quel porto era Taranto. E navigammo così per alcuni giorni con la grande preoccupazione, fino a quando non vedemmo quella piccola isola ad un miglio dalla città e vi approdammo. Ma appena approdati, il generale Dumas mi consegnò una lettera da portare al governatore della città, nella quale chiedeva aiuto e la possibilità di poter riparare i danni della nave. Era convinto il generale Dumas che avrebbero accolto quelle richieste. Da sue notizie sapeva che la città di Taranto era diventata alleata dei francesi, e me li ricordo felici su quella nave, pieni di gioia, mentre con la barcaccia mi avvicinavo alla terraferma. Li vedevo convinti che da lì a qualche ora si sarebbero abbracciati con altri patrioti filo francesi. Evviva! Evviva la Repubblica! Evviva la Repubblica! A morte! A morte un re! Assieme l'albero! L'albero della libertà! Viva la libertà! Assieme l'albero! Portamoli in traghiazza! Ciao, viva la mia... Tira! 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 Ecco l'albero felice che vi annunzia e vi predice contentezza e libertà! A morte Ferdinando! A morte Ferdinando! Evviva la libertà! Evviva la Repubblica! Don Tomasino, abbiamo affisso tutti i manifesti, la città e la popolazione tutta è libera, siamo repubblicani! Guardate, abbiamo alzato anche l'albero della libertà, e Don Ciccio Calò
è il nostro presidente. Sì, Don Michele, è bello, però se non arrivano qua subito i francesi, qua possiamo passare guai, i sanfedisti, i borboni possono tornare e noi non siamo proprio repubblicani. Mastro Basile, sì, ha cucito la bandiera blu, bianca e rossa, ma pure l'attacchiamo all'albero. Ma i francesi devono arrivare subito, state perché sennò qua passiamo i guai. State tranquilli. Passiamo i guai, sentite a me. I francesi arriveranno. I tamburi. Stanno arrivando i francesi. I francesi. No, sono finiti. Scappa, Don Michele. Evviva il re, evviva la monarchia, evviva. Evviva Ferdinando! Avancelo quell'alba! A mare la macetta! A mare! A mare, a mare, ha morto la Giacomina. Allo suono del gran cascio arriva il popolo, allo suono dei tamburi e lo sollevato le poverie. Allo suono del campana, viva viva la popolan. Allo suono dei violini, morta le Giacomina. Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglia, vivo re con la famiglia. Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglia, vivo re con la famiglia. Il 13 di giugno Sant'Antonio glorioso e signora stevi il bando e face tromazzo tanto sono venuto lì francese a tasso in gianamese libertà, egalità, guardo a me più arriva a te. Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglio, vivo re con la famiglia. Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglio, io vivo re con la famiglia. Gli francesi sono arrivati in giano buono in carusato. E voilà, capo c'è un culo a libertà. Viva tata Maccarona, capo rispetto la religione. Jacobino, Iatamara, capo brucio, lo falà. Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglio, vivo re con la famiglia. Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglio, vivo re con la famiglia. Senza terra se terrai l'albero in terra, afferrai le Giacobina e facettora una mappina. E fornuta l'uguaglianza, e fornuta la libertà, provo so dolore panza, signoriato, va cucca! Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglia, vivo re con la famiglia. Sona, sona, sona Carmagnola, sona li consiglio, vivo re con la famiglia. Il comandante tornò con la notizia che il governatore della città accettava di accoglierci in piena libertà nel porto, ma che dovevamo assoggettarci ad una quarantena. E mentre con la barcaccia finalmente arrivai a terra, mi resi conto che dai torrioni e sulle mura e al ventolare non erano i tricolori francesi, ma stemmi napoletani, con le croci sovrapposte a simboleggiare l'unione tra la corona e la Chiesa. Capii che la Repubblica Giacobina era caduta, che l'esercito sanfedista aveva preso il dominio sulla città.
Ma le brutte notizie non erano finite. Appena arrivammo, tutti i prigionieri fummo duramente interrogati, perquisiti, disarmati, e una volta arrivarono a toglierci tutto, tutto quello che avevamo, documenti, effetti personali, armi. E poi ci rinchiusero in un grande stanzone dove non c'era neanche posto per sedersi. Dopo 20 giorni, in balia del mare, eravamo maltrattati e alla mercé del destino. Io, il generale Dumas e Dolomier fummo separati dagli altri prigionieri e condotti in piccole celle individuali. Alex, credo che riconosceranno il nostro grado. Questo è già un segno, ci hanno separato dai prigionieri francesi, dai genovesi. E poi i sanfedisti sono militari come noi, loro conoscono il rispetto dei trattati e il codice d'onore militare. Mi hanno chiesto del danaro, ma scur! Ho dovuto pagare sottomano per avere questa sistemazione. Non c'è né benevolenza né rispetto nei nostri confronti. Ma sono degli zotici che si nutrono solo di imbrogli, di catti, avidità. Ormai non c'è dubbio. Noi siamo prigionieri in mano ai napoletani e non ospiti della Repubblica. E avete ragione. Avete ragione, generale Dumas. In tutti i posti d'Europa che saremmo potuti capitare, siamo finiti nel più pericoloso, la città di Taranto. Io, per i miei studi, ho girato tanto nelle terre del Regno, fin a poco prima di partire per l'Egitto. E questa è la città più pericolosa. E gente fedele al re, fedele alla Chiesa, fedelissimi, e poi sono contro i francesi, li odiano. Bigotti, imbroglioni, assassini. Li sentivo spesso gridare per le strade: a morte gli ebrei, a morte i liberali, a morte i giacobini, a morte i francesi, viva il re, a morte i repubblicani. Terribile. Monsieur Dolomier, dimostrerò duramente. Mi lamenterò per questa vergogna nei nostri compiti, nei nostri rivolti di noi ufficiali, ma noi siamo generali dell'esercito francese e devono rispettarci secondo i trattati tra gli stati belligeranti, tra gli stati in guerra. Thank you.
Era passato meno di un mese dalla caduta della Repubblica dei pagliacci filo-francesi. L'albero era stato abbattuto, i ribelli più facinorosi arrestati. Incaricato di governare la fortezza e le difese della città, entro meno di un mese ristabilì l'ordine con pugno duro. Quando vedemmo nel porto la nave Belmaltese, ci rendemmo conto che tra di essi vi erano ben due ufficiali di alto rango francesi. È un importante studioso. Decise di comunicare la notizia direttamente a Sua Eccellenza il Reverendissimo Cardinale Fabrizio Ruffo. Ne avrei tratto sicuramente grandi vantaggi. Al Reverendissimo, a Dio piacente, Cardinale Fabrizio Ruffo, Vostra Eccellenza, ho sentito la premura, data l'importanza dell'evento, di comunicarvi che ieri, 6 aprile 1799, di aver acconsentito al ricovero nel porto di questa città di una nave, la Belmaltese, danneggiata da alcune tempeste. Durante l'identificazione dei passeggeri abbiamo accertato con sorpresa, ma anche con grande compiacimento, che tra di essi vi erano soldati francesi, ma molti di essi erano soldati e ufficiali. Ma ancor di più mi preme con devozione comunicare a Vostra Eccellenza che due dei prigionieri francesi sono ufficiali di alto rango, il generale Dumas e il generale Mascourt. Vostro sempre devoto governatore, per vostre grazie, della schiava. Erano passati ormai diversi giorni. Io e il generale Dumas avevamo continuato a protestare, ribadendo che come generali avevamo il diritto ad essere rispettati come tali, secondo il trattato di guerra fra stati belligeranti. Ma il governatore della schiava, in tutti quei giorni, aveva sempre rifiutato di incontrarci. Allora avevamo chiesto di conferire con un nostro ambasciatore, o almeno con qualche suo delegato, per trattare i termini della nostra liberazione, ma c'era stato detto che non eravamo prigionieri, eravamo segregati per la quarantena. Ma sono chiacchiere, codardi! Non hanno neanche il coraggio di dire la verità. Noi non siamo in isolamento. Noi siamo prigionieri! Anche della lettera che abbiamo inviato al cardinale Ruffo non abbiamo ottenuto risposta, Dumas, e credo che mai la otterremo, quella lettera non è mai partita. Sì, è vero, noi dovremmo far arrivare notizie fuori da questo luogo. Ma ci saranno dei patrioti della rivoluzione, no? Beh, potrebbero loro far viaggiare le notizie fuori dalla città. Sì, ma con la sorveglianza ferrea alla quale siamo sottoposti e data la ristrettezza di questo luogo dove ci hanno rinchiuso, io credo che sia impossibile, Dumas. Ma un evento fece sembrare che le nostre proteste fossero state accolte. Generale Dumas, a riprova della onorabilità e del rispetto dei trattati di guerra dell'esercito della Santa Fede e della Corona di Napoli, è giunto qui e vi concede l'onore di conferire con la loro persona, per ascoltare le vostre lamentazioni, Sua Eccellenza il Principe Ereditario Francesco di Borbone. Hai sentito, Alex? Le proteste sono state accolte. Noi adesso possiamo denunciare tutte le violenze, tutte le vessazioni direttamente al principe ereditario. Ma mentre presentavamo le nostre rimostranze, le nostre richieste, ebbi chiara la sensazione che il principe non ci ascoltasse. Continuava solo a chiederci notizie su Napoleone, sulla sua salute, sulla situazione dell'armata in Egitto, su quanto territorio fosse stato conquistato, sulla consistenza del naviglio. Noi smettemmo di parlare rifiutandoci di rispondere. Il nostro interlocutore cominciò ad innervosirsi e cominciò a usare più insistenza anche con minacce, ma noi eravamo ormai chiusi nel nostro mutismo e senza timore continuavamo a fissarlo finché stizzito andò via sbraitando contro il governatore che aveva assistito a tutta la scena. Alex, hai saputo? L'incontro è stato l'ennesimo inganno del marchese della schiava. Quell'uomo non era il principe, ma un impostore di nome Bocche Ciampe che, grazie all'ignoranza dei vari nobili, si spaccia come principe nel regno e fa avanzare le truppe sanfediste alla conquista della città. Sì, si è circondato anche di altri impostori che nominano governatori, dispensano cariche, addirittura impongono tributi. Oh, merda! Com'era da aspettarsi? Dopo la partenza del falso principe, le ritorsioni del governatore si scatenarono e le cose per noi precipitarono.
Per clemenza del governatore di questa città si ordina che tutti i prigionieri, ad esclusione del generale Dumas, Mascourt, del dottor Delumier, privati di armi, averi, gioielli, monili e quant'altro di loro proprietà, siano dichiarati liberi e possono lasciare la città impegnandosi con giuramento di non impugnare più le armi contro l'esercito del re di Napoli, Dio lo benedica, e i suoi alleati. Si impone inoltre che tali averi siano custoditi in bauli ben legati e sigillati sotto la custodia del castellano, sino all'arrivo degli emissari di Sua Eminenza il devotissimo cardinale Fabrizio Ruffo. Il naufragio della Belle Maltese fu un buon affare per i sanfedisti. Dolomier fu consegnato ai cavalieri di Malta e imprigionato per un lunghissimo e crudele isolamento a Messina. Non gli avevano mai perdonato il tradimento di Napoleone a Malta. Per loro il traditore era Dolomier. Io e il generale Dumas fummo imprigionati dall'esercito della Santa Fede e condannati senza processo. Restammo segregati in quella cella fino al 13 maggio del 1799, per ordine di un comandante delle truppe sanfediste che avanzavano alla conquista della città. Venimmo consegnati al comandante militare della difesa della fortezza di Taranto. Ci dissero che lì saremmo stati sicuri più che in ogni altro luogo. Prima di condurci al castello, ci confiscarono tutto quello che avevamo con noi: abiti, monete d'oro e d'argento, zanne d'elefanti, munizioni. Il castellano dichiarò che quei bauli sarebbero stati restituiti alla nostra liberazione. Allora noi continuiamo a protestare con forza. Ormai eravamo stati dichiarati prigionieri di guerra. E allora dovevano trattarci con tutto il rispetto che c'era dovuto e non come volgari malfattori. L'estate del 1799 stava per finire. Vivevo ormai la mia angoscia di quei tanti mesi passati senza avere notizie di Alexandre, mio marito. L'ultima lettera che avevo ricevuto era del 1 marzo di quello stesso anno, con la quale mi annunciava che stava lasciando l'Egitto per rientrare in Francia. Ma erano passati 6 mesi da quella data. I primi mesi avevo provato a tranquillizzarmi, pensando che spesso gli inglesi intercettavano le navi e sequestravano la posta o la rubavano nei posti di partenza, alla ricerca di informazioni segrete. Ma ora,
Erano passati tanti mesi e un generale della Repubblica francese non può sparire di colpo dalla faccia della terra. Ho scritto al ministro della guerra per avere notizie sulla nave sulla quale si era imbarcato Alexandre. Ho chiesto ai tanti ufficiali, suoi colleghi. Non riuscivo ad ottenere aiuto, né dai generali né da ministri. Allora ho deciso di passare all'offensiva, scrivendo direttamente ai membri del governo, ricordandogli il valore e il coraggio che aveva Alexandro con tutto il dolore che avevo in corpo. E solo 28 ottobre del 1799 ricevetti una lettera da un importante membro del governo che provava a tranquillizzarmi. Il generale Alexandre Dumas è vivo, ma è attualmente prigioniero dei napoletani. Questo governo sta negoziando con la Spagna per ottenerne la liberazione. C'è moltissima fiducia che l'esito sia positivo, ma non bastò a placare la mia ansia, a scacciare via i miei cattivi pensieri. Continuai a scrivere, a fare appelli, e solo il 6 novembre del 1799 ricevetti addirittura da Gioacchino Murat una lettera di massima attenzione e interesse affinché tutto si realizzasse secondo i miei desiderata. Riabbracciare quanto prima mio marito. Con il passare dei giorni, le condizioni di salute di Dumas, già precarie durante la quarantena, si aggravarono sempre di più. Era indebolito ed era anche zoppicante a causa di un forte dolore ad una gamba. Dolorante era anche un occhio. Un mattino, alcune settimane dopo il trasferimento al castello, Dumas mi raggiunse nella mia cella, che era accanto alla sua. Jean-Baptiste, guarda cosa è arrivata nella mia cella, attraverso le inferriate della finestra questa notte. Io mi ero appena assopito, quando un tonfo mi ha svegliato e ho trovato un pacco con due volumi dentro del medico di campagna del dottor Tissot. In uno di essi vi era un messaggio da parte dei patrioti calabresi: vedere la parola veleno. E l'ho sfogliato e ho trovato una pagina tutta sottolineata ben due volte. È un avvertimento, vogliono avvelenarci. È strano però, scusa. Eppure i sanfedisti hanno allentato la sorveglianza, ci fanno stare molto di più all'aperto, addirittura tengono aperte le nostre celle. Certo, mi rendo conto che sono piccoli spazi di libertà, ma io ho sempre sperato che prima o poi quest'incubo sparisse, che l'equivoco si chiarisse. E che una nave velocissima ci avrebbe riportato in Francia. Purtroppo non è andata così, mio caro Mascur. L'incubo è diventata realtà. Il marchese della schiava in persona ha ridotto le nostre uscite solo per prendere l'aria e per passeggiare nello spazio prospiciente la nostra cella. Due fabbri stanno già mettendo i catenacci alle nostre porte. Io credo che dobbiamo fare molta attenzione. Dico, se siamo prigionieri di guerra, allora devono trattarci con i diritti dei prigionieri di guerra, con il grado di generale, darci il diritto ai pasti, il diritto a fare esercizi, il diritto a poterci incontrare. E invece ormai è chiaro, non siamo dei prigionieri di guerra e allora dovrebbero metterci in libertà. E invece non ci hanno liberato, anzi, ci costringono a vivere a nostre spese, ci fanno pagare il doppio del valore di quello che realmente ci danno. Dumas, stanno rivelando tutta la loro meschinità. Se fossi quello di un tempo, non ci avrei messo nulla a sopraffare una delle guardie e fuggire. Li avrei spaventati tutti, questo branco di pappe molli, indolenti, meschini. È una fitta fortissima, Mascure. Torno nella mia cella. Ma con il passare dei giorni le condizioni di salute di Dumas, già precarie in Egitto, anche in quarantena, era stato anche colpito da una paralisi alla guancia sinistra, si aggravarono sempre di più. Un mattino fu colto da un fortissimo dolore al ventre, io lo sentivo gridare nella sua cella, lui si contorceva piegato in due dal dolore, vomitava senza sosta. E allora mandai il domestico dal castellano per chiamare con urgenza un medico. Solo alle 8 di sera un manipolo di soldati e ufficiali si palesò nella piazza d'armi del castello. Con loro vi era il medico, e allora io le gridai in faccia tutta la rabbia che avevo in corpo. Eccovi, finalmente! Che cosa aspettavate, che morisse? Abbiamo aspettato 12 ore! Fermi! Qui entra solo il medico. Se temete qualcosa, potete osservare tutto dall'uscio.
Il medico lo visitò frettolosamente e gli consigliò di bere acqua ghiacciata e di rimanere disteso. Ma non passò un quarto d'ora dall'andata via del medico. Mascur mi sento molto peggio. Io ho bevuto solo un bicchiere d'acqua ghiacciata. Maledetti, continuano con i loro tentativi. Io credo che veramente vogliono ammazzarci. I sintomi che avverto sono molto simili a quelli delle sostanze dell'arsenico. Sì, ormai è chiaro, ci vogliono eliminare, ma non potendoci tagliare la gola per il troppo clamore che susciterebbe. Loro stanno usando l'intossicazione da veleno. Ieri, Dumas, controllando la mia tabacchiera, mi sono reso conto che il fondo era corroso e che miscelato al tabacco c'era una strana polvere metallica. Ecco l'origine di questi mal di testa che ci perseguitano da giorni. Anche io ho smesso di prendere il preparato che ci aveva prescritto. Sì, ormai è chiaro, vogliono avvelenarci. Ma anche la morte improvvisa del medico che ci aveva in cura fino all'altro giorno e fa parte del loro piano. Il medico sapeva troppo. Dobbiamo diffidare di tutti. Fare molta attenzione. Nei due mesi successivi divenni sordo da un orecchio, cieco da un occhio, la paralisi aumentava sempre di più. E chiesi la presenza di un medico francese che sapevo ancora prigioniero, lì a Taranto, ma della Schiave mi rifiutò la richiesta e mi mandò, dopo diversi giorni, un medico che parlava un francese stentato. Carlino si chiamava questo medico, che mi diede le sue prescrizioni, delle punture alle orecchie e una polvere da lui preparata da soffiare negli occhi. In una settimana mi sentì ancora peggio. Decisi di protestarlo e improvvisamente le cose cambiarono. Carlino veniva a visitarmi tutti i giorni e parlava. Bonjour, monsieur le général. Come sta va? Vi ho portato altri medicamenti. E spero vi rimettiate presto perché altre imprese vi attendono. So di una grossa spedizione in Italia. Voi avete notizie sulle truppe, ma sicuramente una volta liberato daranno a voi il comando. Sapete, generale, io ho una grande stima di voi, sì, e credete che anche Napoleone, che a quanto si dice stia organizzando una nuova campagna militare in Italia, potrà forse avervi presto al suo fianco, più forte e più fiero di prima. Detto fra noi, generale, io sono venuto a sapere di molte delle sue gesta. Lei per me è un eroe. Au revoir, mon général. À la prochaine fois. Au revoir. Troppa simpatia, troppa attenzione, c'è qualcosa che non mi convince. Anche se le cure del dottor Carlino cominciavano a farmi sentire un po' meglio, ma erano alcuni giorni che non veniva più a visitarmi. Generale Dumas, sono qui a comunicarvi che il dottor Carlino è dovuto partire per un'importante missione medica, voluta direttamente dal comandante generale della Santa Fede. E attualmente non c'è un altro medico che possa curarvi. Questa è un'altra vostra infamia. Perché quello che volete voi non è la nostra guarigione. Vorrà dire che faremo arrivare agli alti gradi dell'esercito napoletano tutte le vessazioni e le violenze che subiamo come prigionieri di guerra. Voi potete parlare quanto e come volete, ma per dimostrare il nostro interesse e sincerità vi procurerò un altro medico. Appena ce ne sarà la possibilità. Per 3 settimane feci richiesta di un medico, ma mi fu rifiutato categoricamente, fino a quando a un certo punto mi fu riassegnato come medico Carlino. Generale, adonta dei vostri inutili sospetti. Il dottor Carlino è ritornato dalla sua missione ed è pronto a curarvi nuovamente. Ma se direte una sola parola in francese, siete perduto. E questo è stato detto anche al dottor Carlino. Se ciò accadrà, quella porta si richiuderà dietro di lui per l'ultima volta. Queste sono le condizioni. Non una parola. Per 2 settimane il dottor Carlino veniva tutti i giorni.
ci visitava, preparava i suoi medicamenti, ma per tutto il tempo restava muto. Allora noi chiedevamo informazioni sulle terapie, anche insistentemente, ma nulla. Silenzio. Anche in questo caso, come ormai succedeva da sempre, le visite furono sospese per ordine del della schiava. Anche questa volta quel vigliacco del marchese ci toglie il medico. Oddio, non è un male, perché le ultime prescrizioni sono state terribili. Io sento il fisico debilitato, lo sento vicino alla morte. A questo punto, Alex, la cosa più saggia da fare è seguire le cure prescritte dal dottor Tissot. I patrioti tarantini l'hanno fatto arrivare per questo motivo, no? E se la nostra salute non dovesse migliorare, sicuramente non potrà peggiorare. Le cose sembrarono andare così, ma dopo 2 settimane, improvvisamente fui colpito da un violento attacco di apoplessia e per fortuna ci fu proprio Mascur che venne ad soccormi e avvisare il governatore. Ma dopo più di 4 ore che aspettammo inutilmente, con le poche forze residue, cominciai a gridare: ho bisogno urgente di un medico! Andate ad avvisare il governatore, altrimenti griderò dalla finestra a tutta la città che volete avvelenarmi e griderò di tutte le infamie del governatore e della santa fede. Le minacce ebbero il loro effetto. Dopo 10 minuti il chirurgo entrò nella cella accompagnato dal marchese che ormai era sempre presente durante le mie visite. Mi faccia subito un salasso, gli ordinai, ma il medico era immobile. Gli ho chiesto di farmi subito un salasso, è l'unico rimedio. Il dottore guardò il marchese e decise di operarmi e, tremante, mi recise un nervo. Fu il momento giusto per azzopparmi. Nei 3 mesi successivi, al minimo sforzo, la mia gamba si gonfiava smisuratamente. Dumas, a questo punto dobbiamo batterli con l'astuzia. Non siamo certo in grado di farlo con la forza. Dobbiamo far finta di seguire minuziosamente le terapie del dottore. Anche di farci credere prigionieri. Dobbiamo accettare la nostra condizione. Sì, è vero, è una tattica giusta. Dobbiamo fingere di prendere le medicine, le pillole, tutti i loro intrugli, ma li mettiamo da parte e li tireremo fuori quando torneremo in Francia per dimostrare che volevano avvelenarci. Certo, e se li tranquillizziamo noi possiamo entrare in contatto con i Giacobini, ce ne sono tanti in città. Alcuni sono anche disponibili ad aiutarci. Sì, è vero. Prima, quando eri in cella, è arrivata una pietra con cui ha avvolto questo foglio di carta. Vogliono avvelenarvi. Se avete bisogno di qualche rimedio che non potete procurarvi dall'interno della vostra prigione, lasciate pendere uno spago dalla vostra finestra e alla fine dello spago appenderemo ciò che chiedete. Questo è lo spago con l'amo. Dobbiamo sfruttarla questa occasione, Alex. Sì, ci faremo procurare del cioccolato per nutrirci e il chinino per disintossicarci dal veleno. Vado, buon riposo, Dumas. Ah, è buona pesca. Buon riposo, Mascur, e alè! Thank you.
Durante la notte, con l'aiuto del buio, calai la mia corda e attaccato all'amo vi era un biglietto con su scritto quello di cui avevamo bisogno. Poco prima dell'alba tirai su la corda e attaccati vi erano due pacchetti. Jean-Baptiste, abbiamo quello che avevamo chiesto, il chinino e il cioccolato. Sì, lo useremo subito, come riportato dal libro del dottor Tissot. Così il male smetterà di progredire, Dumas. E in effetti gli attacchi di apoplessia sparirono. Però le condizioni di Dumas erano gravemente intaccate. Era storpio ad una gamba, sordo, da un orecchio, aveva perso un occhio ed era perseguitato da violenti mal di testa. Erano gli effetti di 15 mesi di prigionia a Taranto e chissà quanto altro tempo sarebbe durata ancora. In quei giorni avevamo la sensazione che qualcosa stesse cambiando. Sì, adunate improvvise, rafforzamento delle difese, più guardie sugli spalti. Io chiamai subito Jean-Baptiste, forse ho capito il motivo di tutto questo trambusto. Tra i patrioti, sempre più gira la voce di un nuovo attacco dei francesi nel nord Italia. E a guidarlo c'è Napoleone. Forse i nostri guai finiranno e presto saremo liberi. Invece la cosa mi preoccupa, Dumas. La nostra presenza qui testimonia tutto quello che ci hanno fatto patire ed è troppo pericoloso per della schiava e gli agenti del re. Il vigliacco sicuramente userà tutti i modi che conosce per eliminarci dalla città. Sì, escogiterà qualche angheria perché gli riesce molto, ma molto bene. Noi dobbiamo restare il più attenti e uniti possibile. Viene da sotto le mura del fosso. Questa notte non è traditore, sta attento e non c'è senno fuori. Dille non, tu così comandan, fallo su e non te faccia dan, e non viaggia sei sfortunata. Da qui da posto nessuno ha mai tornato. Vuoi comandare a ferire sta cantata? Vuoi comandare e capire sta cantata? Sono patrioti filofrancesi della città. Per quello che ho capito ci stanno avvertendo. E questo è il loro piano. Un nostro falso trasferimento da qualche parte per poterci eliminare durante il tragitto. Quello che pensi è plausibile, ma anche io sono preoccupato, Dumas. Insomma, potrebbe essere chiunque, dei cittadini ubriachi, dei perditempo. Noi continuiamo a fare buona guardia. Se dovesse accadere qualcosa, noi sapremo reagire e vendere cara la pelle. E quella sera stessa fummo costretti a ricrederci. Erano circa le 11. Stavamo per coricarci nelle nostre celle, quando la porta della mia cella fu spalancata con un gran fracasso e gli apparve il marchese della Schiava con un drappello di uomini armati. Prigioniero Dumas. Il reverendissimo cardinale Fabrizio Buffo, a cui più volte avete chiesto dignità e rispetto per il vostro grado di generale, vi ha concesso, insieme al generale Manscourt, di essere trasferito questa notte stessa a Brindisi. Vi ordino pertanto di preparare in tutta fretta i vostri bagagli. Io non mi muovo da questa cella. Dovrete usare la forza e vi giuro che venderò cara la pelle. Anche se siete tanti vigliacchi, tanto vale morire subito durante la battaglia che morire lentamente, minuto per minuto, ora dopo ora, in agonia. Dumas, l'avete voluto voi? Dai. Un prigioniero che tenta di fuggire può essere ammazzato, e questo sarà. Avete osato sfidare la Santa Fede. Afferrò dal capezzale del letto il suo bastone con un pesante pomodoro mazziglia e brandendolo con veemenza si lanciò contro, precipitando sul marchese, scaraventandolo a terra e facendogli saltare di mano la sciabola. Nonostante il suo malandato stato di salute, continuò a maneggiare con maestria il bastone come se fosse una sciabola. In pochi secondi, stordito, stupito da quella reazione, della Schiava fuggì, seguito dai suoi soldati, urlando, lanciando coltelli, facendo cadere pugnali, daghe, ma ormai ci aspettavamo il peggio dopo quel primo tentativo. Vieni qua,
Vieni, dai! Via! Via! Sciamola! Sciamola! Scappava! Fu a settembre del 1800 che tememmo ancora una volta per la nostra vita. Ci radunarono ammassandoci e spintonandoci nella piazza d'armi del castello e temevamo il peggio, pensavamo che saremmo stati uccisi, invece no, ci trasferirono a Brindisi e per tutto il tempo sospettavamo che potesse succedere quello che temevamo davvero, ma non fummo uccisi, fummo quasi liberati, perché una volta arrivati a Brindisi le nostre condizioni migliorarono radicalmente. Noi sul forte potevamo passeggiare tranquillamente, potevamo parlare con chiunque, ma non ci fidavamo, anche perché il governo napoletano era stato infame con noi, con le sue angherie, fino alla fine. Thank you.
Febbraio a Foligno avevano già firmato l'armistizio con i francesi, ma fu solamente al momento di imbarcarci per la base francese di Ancona che venimmo a sapere che la nostra prigionia si era conclusa. Al momento dell'imbarco chiesi se mi fosse restituito tutto quello che mi era stato requisito al momento del mio arrivo a Taranto, soprattutto la mia spada, compagna di mille battaglie, ma mi fu risposto che tutto quello era ormai di proprietà del re di Napoli, anzi che era stato magnanimo nei miei confronti a non avermi fatto fucilare per via del mio comportamento irruento durante la mia prigionia a Taranto. Non ebbi il tempo di rispondere a queste accuse infamanti che già ci ammassavano per imbarcarci sulla nave verso Ancona. Sfuggiti per miracolo agli inglesi, vi arrivammo. Fummo accolti con grandi onori dal generale Utrini che ci ospitò e ci diede dei soldi per il primo sostentamento. Tutto quello che possedevamo ci era stato sgraffignato dai napoletani. Il 13 aprile scrissi al governo francese: ho l'onore di informarvi che il generale Mascour ed io, generale Alexandre Dumas, siamo arrivati in questa città di Ancona insieme con altri 94 prigionieri, in maggioranza ciechi e mutilati, in conseguenza anche del trattamento che abbiamo subito da parte del governo napoletano, che li disonora davanti agli occhi dell'umanità e di tutte le nazioni. Il giorno stesso, per la prima volta, da uomo di nuovo libero, scrissi a mia moglie: cara mia amata, cara e sempre più cara a me. Cara mia amata, cara e sempre più cara a me. Impaziente come sono di poterti dare prova dei miei sentimenti e non addolorare oltre il tuo prezioso cuore da lunghe privazioni, spero di portare al tuo raro e forte spirito il balsamo salutare della mia consolazione entro un mese. Un abbraccio alla nostra cara Alexandrine Aimée, se la mia fortuna sarà ancora di questo mondo. Le porterò alcune piccole cose dall'Egitto, che dopo un quasi naufragio e 2 anni di prigionia, chissà come, sono riuscito a conservare per lei, la nostra Alexandrine. E con profonda gratitudine ed emozione, che rendo il mio cuore sempre più caro a te. So come amare, che ti ho sempre amata. Tu sai quanto valore attribuisco al possesso del tuo cuore. Ti giuro che con me non devi mai dubitare della nostra felicità. Addio, mia amata. Sarai ora e sempre così cara al mio cuore, perché le sventure non possono che stringere il legame che ci unisce. Abbraccia per me la nostra bambina, i nostri cari genitori e tutti gli amici. Tuo, senza riserve, Alex Dumas, generale di divisione. Thank you.
Il generale Alexandre Dumas e sua moglie Louise si riunirono finalmente a Parigi nel giugno di quello stesso anno. Tornati a Villars-Cotterêts, Dumas poté abbandonarsi all'affetto della sua famiglia, ma in cuor suo, forse, attendeva con ansia giorno dopo giorno di poter riprendere la sua carriera militare dal punto in cui si era interrotta. Il giorno che era salito a bordo della Belle Maltese in Egitto. In quel periodo scrisse il suo prezioso rapporto, nelle pagine del quale narra tutte le disavventure che gli erano accadute dal momento dell'imbarco in Egitto sulla Belle Maltese, fino a quando giunse la mezzanotte del 26 febbraio del 1806. Da quel racconto, il figlio avrebbe attinto le innumerevoli scene di umana sofferenza narrate nel Conte di Monte Cristo.
allo suono del gran cascio viva l'uncolo vasci, allo suono del tamburi e lo sollevato le poverie, allo suono del campana viva viva le popolane, allo suono dei violini mortali in ciacupena, sona, sona, sona carmagnola, sona li consiglia di borre con la famiglia, sona, sona. Tridice di giugno Sant'Antonio glorioso e signora ste birbando e face tromazzo tanto son venuto lì francese a tasso in gianamese libertà, egalità, guardo pa' me, io arrivo pa' te sona, sona, sona carmagnola sona li consiglio, vi vorrei con la famiglia